Amici, bentornati sul canale Nove Mila Giri Elaborazioni Autosportive. Volevo fare un breve video, visto che ogni tanto abbiamo delle richieste e alcuni ci chiedono di dare delle informazioni un pochino più esaustive o un pochino più nel dettaglio su alcuni componenti. Uno di questi sono i distanziali, che abbiamo trattato diverse volte, ma magari non abbiamo mai sviluppato il discorso in maniera un pochino più approfondita, un pochino più tecnica. Il distanziale è sostanzialmente un pezzo di metallo, ergal o alluminio o ergal che dir si voglia, ergal per il semplice motivo che se lo facessimo in acciaio, essendo montato sul mozzo, andiamo ad appesantire le masse non sospese e questo da un punto di vista tecnico non va bene, quindi bisogna cercare di trovare un componente solido ma il più leggero possibile, e l'ergal era la soluzione ideale. Vengono prodotti con spessori differenti, servono per frapporsi fra il mozzo e il gruppo ruota, per portare, traslare il gruppo ruota all'esterno entro certi limiti, quindi bisogna sempre fare, come ho spiegato tante volte, una verticale con un piombo, con un, adesso io la faccio a occhio perché sono tanti anni che la faccio, ma sono un po' farla tranquillamente con un piombo, in maniera tale da vedere la misura che c'è tra la, diciamo, la corda che tocca terra e dove va a toccare sulla gomma. Questo spazio è lo spazio tolto un dito, perché la gomma deve sempre rimanere all'interno della carrozzeria, questo spazio è lo spazio utile per andare a piazzare un distanziale. Distanziale che appunto possono essere dei fogli di alluminio da 5 mm, che sono i più piccoli, fino ad arrivare a misure anche da 30, 40, 50 mm. Allora, su macchine normali io dico sempre, bisogna sempre trovare il giusto via di mezzo. Io consiglio sempre di trovare mettere distanziali che abbiano un collare, cioè che non siano solo il 5 mm non ha la possibilità dello scasso all'interno, perché sennò si creerebbe un punto di rottura qua e si spaccherebbe il collare. Quindi trovare un distanziale, questo è un distanziale da 12 mm, che è una delle misure più basse dove io riesco a realizzare il collare. In questo modo questa parte calza sul mozzo e la femmina del cerchio calza sul collare. In questo modo non c'è movimento. Ovviamente devo andare a sostituire i bulloni originali, vado a calcolare quello che è la misura del distanziale, questo è un 12 mm, prendo il bullone originale, lo raffronto con un bullone più lungo e devo avere un bullone di almeno 12 mm più lungo, questo da un punto di vista di sicurezza. Il discorso bulloni poi deve essere, bisogna stare molto attenti ai bulloni perché è molto facile sbagliare. I bulloni sostanzialmente si dividono in tre categorie, o i bulloni passanti come questi dove c'è la testa che può essere da 17, da 19, da 21, basta vedere la chiave che viene utilizzata. Possono essere le colonnette come queste, con la radice che esce, come le Subaru per dire, che esce direttamente dal mozzo. Questi sostanzialmente sono le due tipologie più diffuse, poi ci sono altre tipologie un pochino più complicate, però mi fermerei su queste due tipologie. Quello che sostanzialmente va considerato, che sono i più diffusi, sono i bulloni come questi. Bisogna andare a considerare anzitutto ovviamente la lunghezza, poi la differenza tra il diametro del bullone, questo è un 12 mm, un centimetro e due, questo è un 14, questi sono ad esempio dei bulloni Audi Volkswagen, questi sono bulloni Fiat, tanto per intenderci, quindi non si può utilizzare un 12 su un 14 o un 14 su un 12. Altra cosa da tenere in considerazione è il passo del filetto, cioè lo spazio che c'è fra i giri di filetto, questo è un 1,25 e questo qua è un 1,5. Per me è semplice perché sono tanti anni che faccio questo lavoro, però il modo per scoprirlo è basta prendere il bullone e provare ad avvitarlo nella sede o prendere un dado. Se il dado si pianta vuol dire che non è quello giusto e accoppiato alla spaziatura. Se invece si avvita vuol dire che quel bullone da 1,5 è giusto, cioè che il mille righe da 1,5 o da 1,25. L'ultima cosa da tenere in considerazione, che è lì dove molti sbagliano, è la testa, cioè la parte di appoggio sull'incavo del cerchio. Come vedete ci sono due tipologie di teste, questa si chiama testa conica perché ovviamente è un cono che andrà ad alloggiare sulla conicità sviluppata
all'interno dei fori del circo, sono quattro fori, cinque fori, quello che vogliamo, e questa è una testa sferica. L'errore abbiamo notato anche noi tante volte, che uno può centrare il passo, il diametro, la lunghezza, non si accorge che il suo bullone, diciamo, è uno sferico e monta un conico o viceversa. Questo è pericolosissimo, perché in questo caso, se la sede è conica o sferica, tutta la circonferenza andrà imbattuta a pacco con il maschio con la femmina, quindi si andrà a chiudere perfettamente e la forza di chiusura viene sviluppata su tutta la circonferenza, e con 4-5 bulloni la ruota rimane perfettamente avvitata alla macchina. Se io sbaglio e metto un conico al posto di uno sferico, il punto di contatto è solamente un unico punto di contatto, tutta la circonferenza, ma un unico punto di contatto. Quindi, diciamo, da un punto di vista pratico, il bullone si avvita, non verrà, diciamo, copiato su tutta la superficie, ma su un unico punto, che sia conico o sferico, su un unico punto, e lì è pericolosissimo, perché ovviamente al posto che avere 3 cm per tutta la circonferenza avremo 1 mm per tutta la circonferenza, quindi è logico pensare che con vibrazione e cose del genere dopo un po' il bullone si molla, con il rischio di perdere la quota per la strada. Quindi attenzione quando andate a fare dei fai da te a controllare tutte queste variabili, perché sono delle cose, se vogliamo, banali, per noi sono cose fin troppo semplici, però purtroppo abbiamo visto tante macchine di clienti che sono arrivate con dei bulloni sbagliati, soprattutto su questa parte qui. Un conto è sbagliare la chiave, cioè, vabbè, la mia chiave, la chiave che ho di serie da 17, monto dei bulloni con la chiave da 19 e mi prendo uno svitto bullone 19, lo tengo nel baule e risolvo il problema, ma qui andiamo a rischiare di perdere una ruota per la strada. Quindi attenzione a quello che fate, verificatelo bene, perché sono dei componenti semplici ma con dei punti delicati da tenere presente. Per qualunque genere di informazione chiamatemi pure, vi posso dare tutti i consigli che volete, 0273 83 175. Io sono sempre in sede, consultate il sito dove c'è anche la parte tecnica che parla dei distanziali, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima. We'll be right back.